iniziamo subito con il talk del pomeriggio. La prossima speaker viene da Milano, è una sviluppatrice front-end in Credimi. Lei vorrebbe vivere nella natura, così sostiene, diventare una vera escursionista, ma il suo vero sport è e sarà sempre mangiare. Poi ci spiegherà bene che cosa in particolare. Lei è appassionata di sviluppo, design e arte e oggi ci parlerà di CSS in JS. Signore e signori, Giulia Talamonti. Ciao. Ciao Giulia, facevo quello frizzato perché nelle webcam si può. Va bene, va bene. Sei in diretta anche tu oggi? A che ore sono lì da te? Allora, lì 14:12. Perfetto, Tum, oh, tum, bellissimo. tum, tum, tum. No. Allora Cesco, agevola pure l'RVM, ci vediamo dopo per le domande. Ciao a tutti, mi chiamo Giulia Tramonti e mi trovate sul web come Jucot. Sono molto 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 emozionata di parlare per il CSS Day oggi e in particolare vi parlerò di CSS in JS. Il titolo della presentazione è L'uno contro l'altro praticamente amici, che è il titolo di un film del 1981 con protagonista Pozzetto. La storia brevemente di cosa narra. Pozzetto, che è Franco Colombo, è un ragazzo appassionato di giardinaggio. Lui è anche il nipote di uno zio che è il capo di un'azienda di lottici di carne in scatola. Improvvisamente viene a mancare lo zio e lui, come unico erede, deve iniziare a occuparsi dell'azienda. L'avvocato dell'azienda, quindi, gli dice che deve andare a Roma per accaparrarsi una partita di carne proveniente dall'Argentina. Per fare ciò deve portare una mazzetta di fatto a Roma. Quindi lui inizia e va, parte per Roma. Parte per Roma, arriva e incontra Ermonnezza, Quinto Cecioni. Ermonnezza quindi lo prende subito come suo migliore amico e lo porta nella Roma fatale matriciana, un po' della Roma liborgata. Quello che accade è che chiaramente la valigetta contenente i soldi viene scambiata con altro, quindi Pozzetto inizia a preoccuparsi e subito sospetta di Ermonnezza. In realtà poi Ermonnezza l'aiuterà e insieme riusciranno a recuperare i soldi e quindi si apre una storia di un lieto fine. D'ora in avanti parlerò del CSS e JS con tutti i possibili cliché che sono mai stati utilizzati. Nella storia, secondo me, Renato Pozzetto è il CSS. CSS è una tecnologia, tra virgolette, semplice, ma che ha uno scopo ben preciso e che improvvisamente si è ritrovata a essere utilizzata in contesti degli attuali applicativi web molto complessi e quindi ad affrontare questa nuova sfida. Mentre d'altra parte abbiamo Thomas Millian o Ermonnezza, che come potete vedere anche dal suo cappello pieno di spillette, dà proprio l'idea già di essere un po' un nerd, e di fatto lui invece rappresenta un po' il ladruncolo, un po' grezzo, che però sa sempre cavarsela, sa sempre emergere. E quindi diciamo, questa storia parla di un lieto fine, di questa unione tra due personalità molto differenti per raggiungere uno scopo comune. Volevo prima di tutto parlare di cosa significa però davvero CSS in JS, in particolare cosa vuol dire un po' di CSS nel JS. Come dice in realtà la parola stessa, c'è una definizione stessa forse della tecnologia, è letteralmente inserire del CSS all'interno di file JavaScript. In realtà, però, alcune tecnologie che vengono utilizzate non includono per forza del CSS all'interno del file JavaScript, e ne parleremo poi in seguito. Quindi, di fatto, il CSS e il JS sono quell'insieme di tecnologie che cercano di rendere il CSS adattabili all'astrazione del componente, quindi una separazione degli scopi delle varie tecnologie, però rispetto al componente.
Questo nasce perché, comunque, come precedentemente detto, il CSS in realtà ha dimostrato alcune debolezze, soprattutto nelle grandi codebase, nella collaborazione di tanti sviluppatori e nel maintenance della codebase per lungo tempo. In particolare si parla del namespace globale, abbiamo un unico file di stile con all'interno tutte le classi che possono essere pensate proprio come delle variabili globali. Il CSS inoltre è un linguaggio dichiarativo, quindi non ci permette di sfruttare i costrutti programmatici. E in più si parla spesso di risoluzione non deterministica, che vuol dire in realtà che in grandi codebase complesse potremmo trovarci in comportamenti inaspettati dello stile nell'inserimento di classi all'interno di un componente, di un elemento del DOM. Però in realtà si è già trovato, comunque abbiamo trovato già nel tempo dei metodi per mitigare queste problematiche, che sono appunto i preprocessori, e poi le metodologie CSS, come BEM e Object-Oriented CSS. In realtà però il CSS in JS nasce proprio con lo scopo di andare oltre, appunto di aiutare, di superare un certo tipo di paradigma, e da quando sono state sviluppate le prime librerie CSS, in JS l'una e l'altra hanno iniziato a copiarsi le soluzioni più promettenti. Quindi di fatto adesso la gran parte delle librerie utilizzate hanno un subset di proprietà di client API che possiamo ritrovare nelle diverse librerie. Tra queste abbiamo le CSS props, CSS string, style, composition e i componenti selettori. Le CSS props, come possiamo vedere nella slide, riguarda proprio la possibilità di avere una proprietà specifica, chiamata appunto CSS, dove all'interno andremo a descrivere lo stile del componente. In questo caso specifico, la sintassi è quella dell'object, quindi diciamo snatura un pochino, vedendolo così, rispetto al CSS che siamo abituati a utilizzare, ma in realtà è possibile utilizzare anche la notazione classica, che è possibile utilizzare per esempio nel CSS string, che vediamo invece in questa slide, dove questo tipo di sintassi sfrutta il template literal di ES6, e inoltre quindi possiamo utilizzare le proprietà CSS in maniera come abbiamo sempre fatto, e in più ci dà la possibilità di sfruttare in maniera programmatica, come per esempio in questo caso, la presenza o meno del Properties gradient fa sì che la card abbia o meno un background gradient. Dopodiché, invece, styled è l'API maggiormente utilizzata soprattutto in style component, però comunque possiamo ritrovarla appunto anche in motion, nelle librerie maggiormente utilizzate. Di fatto si occupa proprio di stilare un elemento del DOM o anche un componente stesso. Anche in questo caso mostro un esempio con una sintassi a oggetto, ma in realtà anche qui possiamo utilizzare i template literal e quindi trovare una sintassi più classica del CSS. Altra nota, qui è un caso, ma sarebbe stato possibile anche ovviamente negli altri esempi, utilizzando il CSS in JS possiamo utilizzare anche delle funzioni specifiche per creare appunto un design setting specifico. Poi un'altra feature importante è la composition. Di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di comporre all'interno del componente classi, tra virgolette delle classi CSS, perché in questo momento ancora non le sono, e fare in modo che la dichiarazione di queste classi all'interno del componente sia la source of truth di quali saranno le proprietà
che verranno inserite nella classe finale di quell'elemento. E questo cambia molto, perché questo vuol dire che questo tipo di approccio ci svincola dal cascading famoso del CSS. Quindi, diciamo, questo tipo di astrazione ci permette di andare oltre la cascata del CSS. E poi un'altra caratteristica interessante è quella dei componenti selettori, quindi di avere la possibilità di definire lo stile dei vari componenti anche in base a componenti presenti all'interno del macro componente. Detto questo, vi volevo mostrare alcuni esempi di alcune librerie. In particolar modo di Emotion. Emotion è una libreria nata nel 2017, raccoglie in lei idee da diverse altre librerie, tra cui Cell Component, Clamorous e altre. E in questo esempio particolare volevo mostrare cosa accade nel momento in cui, tramite un input di color, andiamo a modificare il colore del title. Prima menzione che volevo fare è che Emotion utilizza un React Create Element suo, e quindi per utilizzare Emotion abbiamo bisogno di, per esempio, in questo caso abbiamo utilizzato il comment dot chiocciola JSX per fare in modo che avvenga questa sostituzione del React Create Element, e in modo tale che appunto il componente poi possa utilizzare la properties CSS. Altra caratteristica, che però non è solo di Emotion, ma riguarda più o meno tutti, può essere utilizzata con quasi tutte le librerie CSS in JS, è l'utilizzo di utilities come PolyShift, che ci dà la possibilità di avere tutta una serie di utility class, di utility function per esempio in questo caso appunto l'ho utilizzato per rendere il background, per realizzare il gradient del background e scurire il background di input del componente. Altra nota è la possibilità Emotion e le altre librerie CSS e NGS generano una classe hashata, come possiamo vedere qui nella console, che appunto rende la classe univoca, e però rende anche la classe di difficile comprensione nel momento in cui andiamo a debuggare, e quindi si possono fare un setup della classe dell'hashing, sia a livello di plugin Babel, sia utilizzando una properties tipo label, con per esempio label card, come ho fatto in questo esempio. Bene, detto questo, cosa accade? Nel momento in cui cambiamo il colore del titolo tramite pickColor, quello che succede è che viene attaccato al DOM un tag style con all'interno la nuova classe generata con il colore rigenerato rispetto a quello che abbiamo scelto rispetto all'input. Quindi questo, diciamo, è il comportamento di base di una libreria come Emotion. Un approccio completamente diverso viene utilizzato invece da una libreria come Linaria. Linaria è una Zero Runtime CSS and JS Library, e di fatto quello che fa Linaria è sfruttare le custom properties. Quindi, in un esempio del tutto analogo a quello che abbiamo visto precedentemente con Emotion, in questo caso Linaria, nel momento in cui andiamo a modificare, a scegliere un colore differente per il nostro titolo, sfruttando le custom properties, non aggiungerà nessun tipo di tag in più nel DOM, ma cambierà il valore della custom properties. Linaria di fatto non lavora runtime come gli altri, come Cell Component o Emotion, quindi di fatto avrà un output come potrebbe avere un preprocessore, cioè un file CSS unico dove saranno contenute le varie dichiarazioni delle classi, sempre rese univoche tramite hash. E
E quindi è una libreria anche soprattutto molto leggera rispetto a Emotion e ad altre. Quindi un approccio davvero diverso. Chiaramente il side effect è che utilizza delle custom properties che in alcuni, chiaramente negli 11 non è supportato, quindi c'è tutta questa problematica del supporto nei browser più vecchi. Però può risultare una bella alternativa rispetto a un CSS in JS Library Runtime. Un altro approccio, che è quello che personalmente utilizziamo in Credmi, sono i CSS Modules. CSS Modules ragionano su il creare un, soprattutto diciamo, risolvere il problema principale che è il global namespace. Quindi quello che accade è che in realtà continuiamo a scrivere CSS come abbiamo sempre fatto in un file separato rispetto al JavaScript, e questo file però verrà poi tramite il CSS Loader creerà appunto, come avviene nelle altre librerie CSS NGS, una classe univoca in modo che non si generino conflitti, e verrà poi linkata al componente React. Quindi questo approccio diciamo, è più vicino a quello che abbiamo utilizzato finora e risolve comunque il problema principale, che è quello dello scopo globale. Quindi abbiamo uno scopo locale per il componente anche qui, e se volessimo utilizzare uno scopo globale dobbiamo utilizzare un costrutto specifico. Stessa cosa anche per la libreria tipo Emotion, che utilizza proprio un componente global. Nel caso del CSS Modules, per esempio, utilizziamo due punti global. Quindi CSS NGS. Sotto, come funziona? Nel caso del runtime abbiamo quattro fasi specifiche, che sono appunto il parsing del stile del componente, quindi andiamo a prendere lo stile dichiarato all'interno del componente. La libreria genera una classe univoca da questo, ovviamente controllando se la classe che c'è non è già presente, già non ci sono stati dei cambiamenti. Una volta effettuata questa operazione, c'è un'operazione di preprocessing. Preprocessing che viene, soprattutto nelle ultime librerie, affrontato con un preprocessore lightweight che si chiama Stylus. Una volta preprocessato, perché infatti all'interno del CSNGS noi possiamo utilizzare dei costruttori in cui ormai siamo abituati, come le commerciali, e questo è possibile grazie all'utilizzo di questa fase di preprocessing. Dopodiché viene aggiunto all'interno del DOM il tag style nella head con la nuova classe generata. Quindi concludendo, possiamo dire che il CSS NGS può essere diviso, separato in due macro categorie, il CSS NGS Runtime e il CSS NGS Zero Runtime. Quindi abbiamo librerie come State Component, Emotion, Runtime, e Linaria e CSS Module invece Zero Runtime. Importante un articolo molto interessante che parla delle librerie CSS NGS, che mette l'accento soprattutto sulle performance, è l'articolo The Unseen Performance Cost of CSS NGS in React App, quindi è specifico per le React Apps. Però in realtà comunque è un'analisi che vale probabilmente per tutti gli altri framework o librerie che utilizziamo. Quello che viene analizzato da Arvan Takis, scusami se ho pronunciato male il nome, riguarda proprio un esperimento nella creazione di due app con l'utilizzo o meno di CSS NGS. Quello che si nota nel caso dell'utilizzo delle librerie CSS NGS è che appunto ovviamente per effettuare quella serie di operazioni di cui parlavamo prima abbiamo bisogno di una serie di contesti di React. Quindi spesso, soprattutto se abbiamo a che fare con la stilizzazione di componenti molto complessi, si vanno a creare un insieme, davvero una distesa di context React che possono influire sulle prestazioni poi dell'applicazione. E quindi diciamo, ci dà alcuni consigli su come utilizzare queste librerie, quindi di evitare di fare un uso spropositato di CSS NGS innestati, di utilizzare il più possibile uno stile statico, e di capire se può fare al caso nostro l'utilizzo di una libreria come Linario.
che ci dà comunque il vantaggio di utilizzare la sintassi del CSS in JS per chi la preferisce, ma comunque evita di avere un impatto al runtime. Quindi, diciamo, una considerazione che può essere davvero fatta a riguardo è che CSS Modules e Linaria diventano davvero un tool per lo sviluppatore e non vanno ad impattare nell'esperienza poi finale dell'utente. CSS NJS invece è una runtime prevarica un pochino questo concetto. Quindi, ma al di là di tutto, i punti di forza del CSS NJS sono sicuramente la confidenza nel codice. Questo vuol dire che in una situazione di refactoring e maintenance di una code base, non abbiamo il terrore di cambiare una classe o di utilizzare important a sproposito perché abbiamo paura di rompere la UI di qualche componente di cui non siamo a conoscenza, perché abbiamo un modo per controllare lo scope dei vari componenti. E poi c'è anche tutto un insieme di tool out of the box che ci forniscono le librerie come il CSS in JS, come possono essere sia la minificazione, sia l'identificazione di dead code in automatico con il tag pure, o come la possibilità di creare del critical CSS e avere anche un tool di preprocessing integrato. Detto questo, vi ringrazio e aspetto le vostre domande. Ottimo, eccoci qua, grazie, grazie mille del talk. Allora, ho una serie di domande, Giulia, ci sei? Perché io vedo ancora il talk. Ah, Sì, ma perché c'è un ok. delay, non ti preoccupare, no, Ok. Perfetto, scusate, sono scemo. no. No problem, ma senti un po' allora invece, ti volevo fare un paio di domande, un po', alcune arrivano da Andrea De Carolis. Vai, Altre sono arrivano da Massimo prontissima. Zizzu, perfetto. No, allora Andrea mi chiedeva, cioè chiedeva se preferisci scrivere CSS in JS o rimpiangi un pochino i bei vecchi tempi dove il CSS si scriveva in CSS e il JS pure, chiede No, Andrea. allora in realtà il tutto è un po' biased, nel senso che io preferisco, secondo me tra le soluzioni CSS Modules è quella che risolve, diciamo, il problema principale dello scope globale e quindi dà la possibilità diciamo, di risolvere questo problema principale e di non snaturare la tecnologia del CSS, che di fatto. Penso che, come abbiamo detto anche negli altri talk, la cascata in realtà è un'arma, non è una debolezza. E spesso invece viene additata dai vari creatori delle librerie CSS e JS, come diceva Giacomo, un po' il demonio, il male assoluto. Quindi, secondo me, tra le varie soluzioni, è quella che, diciamo, che rimane un po' più comoda nell'utilizzo CSS Modules. Hanno molti limiti le librerie CSS in JS, però posso capire effettivamente le problematiche che nascono nel momento in cui si lavora in dei team molto grandi, in cui c'è un turnover molto grande e spesso magari potrebbe essere più facile in quel caso l'onboarding delle nuove persone e nella modifica anche dello stile di alcuni componenti. Un'altra domanda era qual era la tua libreria CSS in JS preferita? Allora, Oh. come dicevo, CSS Module secondo me è quella che, diciamo, copre un po' tutti gli scenari. E un'altra cosa interessante che comunque mi sono resa conto mentre studiavo, no, per questo talk, che di fatto CSS Modules può essere vista effettivamente come un tool per lo sviluppatore. E non va ad incidere davvero sull'esperienza utente finale. Quindi, diciamo, risolve alcune problematiche, ma non snatura il tutto. No, E scusa. No, no, basta. un'altra domanda riguarda il supporto, cioè come funziona il supporto. Devi comunque allinearti con il supporto del JS? Domanda anonima. Sì. Sì, cioè sicuramente c'è un discorso. Le librerie CSS in JS, comunque, per quello che ho visto, Emotion, cioè, hanno le loro problematiche, nel senso nel momento in cui
sono dei bug, cioè abbiamo altre problematiche, non risolviamo assolutamente, risolviamo alcuni problemi ma ne creiamo altri, quindi anche per esempio a livello dello stile globale, anche come diceva Giacomo, è fondamentale, no, per la coesione di un sito web, di una web application, e quindi sicuramente ci deve essere un modo di creare lo zoccolo duro dello stile, dell'anima, no? del sito. E in realtà, secondo me, per esempio, Emotion ha un componente specifico per determinare lo stile globale, per esempio, adesso perché Emotion è quella che su cui ho indagato un po' di più, però vedo che, per esempio, Emotion, Style Component, comunque sono molto, cioè, lavorano davvero per come se volessero raggiungere lo stesso obiettivo adesso. Motion dovrebbe essere più performante di Style Component, però comunque si sono davvero copiati. Anche Max Stoiber, tipo in un talk recente, parla proprio del fatto che Max Stoiber, il creatore di Style Component, parla proprio del fatto che nella storia, nelle varie librerie che si sono susseguite, effettivamente c'è stato davvero una copia, un prendere ispirazione l'uno dall'altro. Quello era interessante. Ho un'altra domanda di Andrea Sartori che chiede se l'approccio styled component non crei potenzialmente qualche problema con la manutenzione e la manutenibilità. Allora, per il momento non ho avuto grossi problemi, cioè nel senso, utilizzando CSS modules di fatto è rimasto tutto abbastanza, cioè comunque utilizzo il CSS normalmente, ci sono dei costrutti specifici appunto come dicevo, global, local, eccetera. Ma grandi, c'è sicuramente un'infrastruttura diversa da considerare, cioè nella considerazione sia nel setup che abbiamo fatto noi, per esempio abbiamo un design config che ingettiamo nello stile in modo tale che possiamo utilizzarlo liberamente nei componenti, quindi chiaramente questo può generare della maintenance nel futuro sicuramente. Poi ho un'ultima domanda che è complicata anche da leggere, per cui seguimi. Allora, c'è un modo di gestire dei fallback con i CSS in JS? Ad esempio, ridefinire una regola più volte la prima volta usando un'unità di misura comune come la percentuale e la seconda usando un'unità di misura più cool come i viewport width. Ok, no, mi sono persa. Allora... Andrea, dov'è Andrea? Andrea De Carolis, è il mio ghostwriter su questo. No, se c'è un modo, quindi lui dice, ad esempio, ridefinire una regola più volte la prima volta, utilizzando l'unità di misura comune e la seconda utilizzando l'unità di misura più cool, come i Ok. Sul riguardo i fallback, io credo che, cioè, c'è quasi tutti hanno un supporto di post-CSS, autoprefixer, via discorrendo. Quindi in realtà penso che ci sia davvero tanto supporto. È uno dei pro dell'utilizzare queste librerie. Hai davvero la possibilità di un po', diciamo, quasi non pensarci a questa parte della maintenance, del ciclo di sviluppo. Ok, poi basta. Per il resto direi allora grazie mille, se non ci sono altre domande dal pubblico. Allora, io volevo dire solo una cosa, che sono una di quelle che ha risposto alla chiamata dell'anno scorso degli speaker di provare a mandare un talk e a provare a farlo. Grande! E che ho sempre vissuto il tutto da spettatrice, quindi sono davvero contenta di questa esperienza. E, il video in realtà, dopo aver visto quello di De Caro, posso dire che potevo fare molto di meglio. Grazie per aver dato questo, diciamo, top level di possibilità. Sì, la barra l'ha messa lì. Sì, l'ha messa lì e qui di niente. Poi l'anno prossimo noi seguiamo soltanto. Da questo. Ma sai, i trendsetter sono così, loro fanno l'inaspettato. Non c'era che da aspettarselo. Sono stata troppo poco youtuber, come direbbe lui. No, sei stata perfetta, come tutti quelli che ho visto. E sai, lui, quando uno è fuori scala... È vero, lui è un fuori classe, non c'è niente da fare. Noi possiamo solo stare qui. Grazie Giulia, grazie Giulia, a voi. Molti. Torna presto. Oh.
Thank you.